dottor La Cala, siamo in diretta dalle 3 esatte, quindi siamo un attimo di riposo, però facciamo il punto della situazione della giornata. Siamo quindi con Augusto La Cala, il fondatore, il genio della fiera del Baratto e Lusade di Bidonville. Vediamo un po' il punto della situazione attualmente alla fiera. No, diciamo che siamo contenti perché abbiamo realizzato veramente un'edizione di quelle un po' particolari, di quelle un po' speciali, a parte per la vostra presenza in diretta. Grazie. Ovviamente. Troppo buono. Ma direi perché c'è stato un po' un risveglio, una voglia di fare, di uscire, e questa direi che forse è il sintomo più importante che io ho avuto modo di sentire, di avvertire. Mi spiego nel dettaglio. Forse sarà stato un inverno cupo, triste, complicato, da quello che la televisione ci trasmette costantemente, crisi, problemi, perplessità, che in parte è assolutamente veri, ci mancherebbe, però tutto questo ci ha un po' costretti in casa, anche il tempo meteorologico evidentemente non ci ha aiutato. Adesso invece, allo spiraglio di belle giornate, un po' di sole, come tutti noi meridionali, mi permetto di associarmi perché anche io sono meteoropatico e quindi per me la mattina quando mi alzo e vedo il sole, la giornata comincia in un modo diverso. Assolutamente. E quindi se tutto questo ha un senso, direi che oltre a quello che è l'esigenza un po' dovuta alla temperatura, al caldo, alla voglia quindi di ritrovarsi e uscire per strada, ma è anche un po' secondo me il fatto di volersi scrollare di dosso queste che sono delle problematiche che assolutamente, ripeto, vere, importanti, fondamentali e che non bisogna dimenticare, però ogni tanto bisogna anche ricaricare un po' le pile, riprendere un po' l'energia che in qualche modo si è sopita. Questo credo che sia un po' l'elemento importante, poi evidentemente si trasforma nei numeri, nelle affluenze. Ed è in base a questo che io faccio questa dichiarazione e ho questa sensazione per l'affluenza che c'è stata, che contrariamente a quello che uno si potrebbe aspettare in un momento di crisi, in un momento di difficoltà in cui le persone hanno delle grandi difficoltà economiche, dice ma allora com'è possibile che vadano a una fiera del Baratto ed Usato alla Mostra d'Oltremare? Forse la motivazione sta proprio nel fatto che le persone vogliono in ogni caso dei punti di aggregazione. La spesa dei 5 euro dell'ingresso, fermo restando che fino a 12 anni è gratis, oltre i 70 è gratis, è bene sempre sottolinearlo, però questo dà la possibilità di venire a viversi un'emozione, perché quello va in effetti che noi vogliamo, far ricordare un po' alle persone quello che sono stati gli oggetti degli anni passati, di quello che è trascorso, che sono poi tra le altre cose, per così dire, le testimonianze del nostro passato. Certo. E in più e per di più avvicinare i giovani a quello che possono essere, e allora ecco che ci sono i tre con la Klammerf, ci sono moltissimi collezionisti di dischi di vinile e sappiamo che il vinile ha avuto un ritorno, l'oggetto, il materiale, la tipologia d'ascolto attraverso il giradischi, quello di una volta. Tutto questo ha contribuito in parte al riscontro del solito successo, mi permetto di dire solito perché oramai penso che la Fiera del Baratto e dell'Usato faccia parte, per così dire, dei momenti e degli appuntamenti di questa città e non solo, perché adesso cominciano, già hanno cominciato nel passato qualche edizione fa, ma oggi lo si riscontra ancora di più, di persone che vengono da Perugia, da Roma, da Bologna, da Firenze, da Palermo, da Bari. Chiaramente si parla di collezionisti, di appassionati, a volte di addetti ai lavori, ma perché no, anche di persone che sono alla ricerca di nuove testimonianze, di nuove realtà, come dicevo all'inizio, di emozioni. Perché sai, vedere, che ne so, la vecchia macchina da cucire della nonna, vedere la vecchia caffettiera o il vecchio scolapaste, quello di ferro con i buchi, avere queste piccole reminiscenze del passato, e allora tutto questo ti fa un attimo riflettere, che casomai bisogna guardarsi un attimo dentro e sentire quel senso critico che ci spingerebbe a prendere più un polverino di cashmere usato piuttosto che un falso griffato. Questa è un po' l'esigenza, sono queste le affermazioni. Ma infatti tutto quello che mi hai detto, noi abbiamo fatto un riscontro, facciamo anche un punto della situazione un po' di quella che è stata la diretta, abbiamo fermato persone, ci siamo resi conto che è proprio un momento di aggregazione in cui le persone sono ben felici anche di interloquire con le persone degli stand, cosa che abbiamo fatto anche noi, abbiamo invitato le persone, gli standisti, se così si può dire, gli espositori, anzi ancora meglio, a venire davanti a queste telecamere per poter ad esempio portare un oggetto particolare, infatti hanno risposto portandoci degli oggetti particolari, un po' come posso dire un disco di Sanremo 82, sì, oppure dei pupazzetti di Guerre Stellari o dischi, certo, introvabili, certo, certo, o quadri. Abbiamo avuto una bella esperienza con i ragazzi di Arte in Giro, ci hanno fatto un paio di performance che abbiamo mandato in diretta, quindi
sicuramente aggregazione, sicuramente, voglio dire, una spesa minima che ti consente di vivere una giornata in famiglia, in un ambiente familiare, mi permetto di dire, no, certo, è vero, è verissimo, perché non è la prima volta che lo frequentiamo, in cui veramente le persone provano gradevole trascorrere una giornata, adesso con il sole o con la pioggia la gradevolezza la ritrovano in questo punto che raggiunge, questo punto di aggregazione che è la 32esima, ricordiamo sempre la 32esima fila del baratto e dell'usato, che sicuramente... Non sono 32 anni però. No, non sono 32 anni, sicuramente, perché poi l'appuntamento è semestrale, infatti il prossimo anni, ci sarà a novembre, quindi invitiamo le persone davanti alle telecamere, invitiamo gli espositori a portare gli oggetti e li manderemo naturalmente in diretta, avranno anche la possibilità di pubblicizzare il loro stand anche domani in mattinata, quindi sarà un momento ancora maggiore di aggregazione. Ma voi siete fantastici, voi dirò. Troppo buono e non l'ho pagato. No, ma vedi, è l'iniziativa che è meritoria. Io so che voi lo fate con la passione che certo vi contraddistingue, perché altrimenti queste cose non si potrebbero fare. Se non ci si mette amore, le cose non riescono. Se non ci si mette la passione, se non si mette il cuore nelle cose, è difficile che si riesca a fare qualche cosa. Ecco allora io dove batto, in modo particolare con i giovani. Devono persistere, insistere su quelli che sono i loro ideali, i vecchi ideali oramai crollati, ma anche i piccoli ideali. Facciamo un esempio concreto, questi ragazzi di Arte in Giro, no? Le loro performance, quello che si sono inventati. Ma ditemi in quale altra città. Ti anticipo che abbiamo già organizzato una performance insieme, perché è bella la performance che però resta fine a se stesso se non c'è un supporto mediatico. Certo. Noi già adesso abbiamo visto i ragazzi sono splendidi, faremo anche un progetto proprio settimana prossima, andremo a riprendere le loro performance e anzi mi sono permesso di dare anche qualche idea di come svolgere la performance. Sono momenti assolutamente. Poi tu parlavi di giovani, approfitto, abbiamo Federico TV, abbiamo dei ragazzi fantastici come Francesco, come Roberta, gli dico i nomi, come Giuseppe, come Pasquale, un po' tutti i ragazzi di Federico TV, che poi è un progetto che abbiamo lanciato. E veramente quello che tu dicevi dei giovani è una cosa fondamentale, perché in alcuni casi bisogna anche saper canalizzare le esperienze e le emozioni dei giovani e spingerli verso un progetto che riteniamo, voglio dire, è nostro, quindi lo riteniamo sicuramente valido, evidente, è quello di Federico TV. E stiamo avendo riscontri, perché anche altri giornalisti, altri colleghi hanno captato qualcosa di interessante, così come ci auguriamo che diventi un'esperienza consolidata come la tua, perché veramente a noi ci fa molto piacere, se non sbaglio è la terza volta che collaboriamo insieme, certo, è la terza ed è una cosa bellissima.